l'energia del futuro è nelle nostre gambe. Camminare e pedalare sono attività che fanno bene alla salute ma anche all'ambiente. Lo sanno soprattutto i ragazzi di Melfi che questa mattina hanno raggiunto la scuola a piedi o in bicicletta nell'ambito di un'iniziativa della provincia su comportamenti e pratiche sostenibili. Cinzia Grenci. Allora, com'è venire a scuola a piedi? È bello. È bello. Bellissimo. Ma in genere come ci andate a scuola? Con la macchina. È stato faticoso? Sì. No. Sì? No. In bici ma soprattutto a piedi. Migliaia di ragazzi hanno raggiunto le loro scuole facendo leva sulle proprie gambe. Tutto più facile in una bella giornata di ottobre, soprattutto in un comune come quello di Melfi che ha deciso di concentrare gran parte dei suoi istituti in una zona circoscritta. Future Energy si chiama la sperimentazione avviata dalla provincia di Potenza con la collaborazione di Lega Ambiente e diverse associazioni sportive. L'energia del futuro, la più pulita e anche quella più facilmente rinnovabile, è quella dei nostri muscoli. Se li teniamo allenati non ci tradiscono. Camminando e pedalando ci guadagnano salute e ambiente, oltre che le nostre tasche. In genere come ci vai a scuola? A piedi, a piedi. A piedi, quindi non è la prima volta? No. Anche quando piove, quando il tempo è brutto? Sì, sì, ci sono gli ombrelli. Alla fine è uguale. Beh, è normale perché cammino molto. Anche gli insegnanti a piedi? Sempre. Rispetto, altro concetto chiave di questa giornata. E allora c'è chi si è anche divertito a piantare un albero nel giardino della scuola, simbolo di una natura che va accudita e protetta. E certo, perché questa non rimanga un'esperienza isolata, c'è bisogno di creare le condizioni ideali per dire no alle auto, aria pulita e strade sicure. Molto probabilmente, noi speriamo, ci sarà un progetto di riqualificazione urbanistica con più spazi verdi, con area wifi, che in realtà la provincia già sta costruendo, e quindi siamo sulla buona strada per strutturare questa idea.